Ciao e bentornati in questo nuovo viaggio. Oggi andremo alla scoperta di una meraviglia naturalistica conosciuta in tutto il mondo, le cascate del Niagara. Si trovano al confine tra Stati Uniti e Canada. L'etimologia della parola Niagara è tuttora dibattuta, anche se una delle teorie più accreditate è che derivi dalla parola Ongiara, termine dei nativi americani che significa acqua tonante. Per capire la formazione geologica delle cascate occorre considerare il territorio circostante. Nel versante orientale nordamericano c'è la regione dei Grandi Laghi. Si tratta di cinque grandi laghi d'acqua dolce. Spesso gli studenti, per imparare i loro nomi, usano la parola Homs, case. Noi faremo lo stesso. Homs racchiede le iniziali dei cinque laghi: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior. Questi laghi si formarono in seguito alla glaciazione del Wisconsin 10.000 anni fa. E la loro acqua si riversò in quello che oggi è conosciuto come fiume Niagara, che nel suo corso incontrò uno strapiombo naturale dando vita alle omonime cascate. Il fiume scorre a nord, dal lago Erie al lago Ontario, ed è lungo 58 chilometri. Lungo il suo corso sono presenti diverse isole, ma ne ricordiamo due: Goat Island, o Isola delle Capre, che è la più grande, e Green Island, che è attraversata da un ponte pedonale. Goat Island, l'isola delle capre, divide le cascate nelle sue tre sezioni: le Horseshoe Falls, le cascate a ferro di cavallo, nella parte canadese, Bridal Veil Falls, le cascate del velo da sposa, le più piccole, nella parte americana, e le American Falls, sempre nella parte americana. Le cascate della parte canadese sono più grandi e imponenti. Sono alte 57 metri e il 90% delle acque del fiume Niagara si riversa qui. Questa è la vista che si può ammirare dal Terrapin Point, nella parte nord-occidentale di Goat Island. Le cascate della parte americana, invece, sono alte tra 21 e 30 metri e solo il 10% del fiume Niagara si riversa qui. Le cascate del Niagara non sono le più grandi al mondo, avendo un'altezza di poco più di 50 metri, ma sono impressionanti per la portata d'acqua, circa 110.000 metri cubi al minuto di media e 168.000 metri cubi al minuto in regime di piena. Al fine di aggirare le cascate del Niagara e rendere possibile la navigazione nelle acque circostanti, sono usati due canali: il canale Erie nella parte americana, che corre da est a ovest tra il fiume Hudson e il lago Erie, e il canale di Welland nella parte canadese, che collega il lago Erie con il lago Ontario, e dal lago Ontario si ricongiunge all'Oceano Atlantico attraverso il fiume San Lorenzo. Non tutta l'acqua del fiume Niagara si getta nelle cascate, una parte è usata per produrre energia. Grazie all'International Control Dam, la diga di controllo internazionale, il fiume Niagara viene deviato e le sue acque inviate attraverso un sistema di tunnel rispettivamente alla centrale elettrica Sir Adam Beck in Canada e alla centrale elettrica Robert Moses nello stato di New York. La diga fu completata nel 1954 e quando la centrale americana produsse la sua prima energia nel 1961 era il più grande impianto idroelettrico del mondo occidentale. Intorno alle cascate del Niagara gravitano tutta una serie di curiosità che a poco esploreremo. Sicuramente acquisirono una maggiore fama a livello internazionale con il film Niagara del 1953, interpretato da Marilyn Monroe. Sono simpaticamente conosciute come la capitale mondiale della luna di miele. Molte coppie da tutto il mondo, infatti, si recano qui per passare il proprio viaggio di nozze. Questo ha una tradizione storica molto lontana. Nell'Ottocento alcune personalità di spicco dell'aristocrazia avviarono quest'usanza. Tra queste, Girolamo Bonaparte, il fratello di Napoleone Bonaparte, che trascorse nel 1804 la sua luna di miele sul lato canadese delle cascate. Ma le cascate del Niagara sono anche conosciute per essere divenute il banco di prova di molti temerari che hanno tentato di gettarsi o di attraversarle nei modi più strani, sopravvivendo alle sue acque impetuose. È il caso di Sam Patch, o il saltatore Yankee, come piaceva chiamarsi, che nel 1829 saltò da una piattaforma costruita a ridosso della cascata del lato canadese, sopravvivendo. Ancora più sorprendente è la storia di Annie Taylor Edson, che nel 1901, all'età di 63 anni, lasciò il lavoro sottopagato da insegnante per lanciarsi all'interno di un barile in legno tra le ripide delle cascate e sopravvisse.
Più di recente, nel 2012, il trapezista Nick Vallenda ha attraversato le cascate dal lato americano a quello canadese, camminando su una fune lunga 550 metri con un diametro di 5 centimetri, 25 minuti sospeso a 50 metri di altezza prima di toccare terra. Siamo giunti quasi al termine del nostro viaggio. Tante sono le domande sul futuro di questo patrimonio naturalistico condiviso tra Stati Uniti e Canada. Un trattato del 1950 tra i due paesi ha sancito la regolamentazione sulla massa d'acqua da inviare alle centrali idroelettriche per produrre energia. Di solito le acque del fiume sono deviate di notte e durante i mesi invernali, quando i flussi turistici diminuiscono. I benefici derivanti dalla deviazione sono duplici: da una parte la produzione di energia idroelettrica, dall'altra la diminuzione della forza erosiva del fiume. L'attuale livello di erosione è di circa 30 cm l'anno, molto meno rispetto alla media storica di 91 cm. Secondo una stima dell'ente governativo Niagara Parks, se il tasso rimarrà invariato, fra 50.000 anni le cascate avranno eroso i 32 km che li separano dal lago Erie. Non esisteranno più le cascate, ma ci sarà ancora un fiume in movimento. Nel frattempo, continuiamo a godere di queste meraviglie naturali. Grazie e al prossimo viaggio!